All'ultimo respiro il Verbania, grazie a una rete di Gatti, batte la Pianese 2-1. Andiamo a vedere in cronaca quali sono state le emozioni che hanno caratterizzato il match odierno del Pedroli. La prima occasione e il vantaggio per la compagine ospite: su calcio d'angolo Bava di testa mette la palla in rete, Ciana prova ad allontanarla. Secondo il direttore di gara la palla è completamente entrata e perciò la compagine di Rista si porta in vantaggio. Al 18esimo, 5 minuti dopo aver subito il gol, il Verbania prova a scuotersi. In area controlla e gira Austoni. Cantele attento e può bloccare il tiro. Al 27esimo un tiro di Ciana dalla distanza che chiama la parata, Cantele in angolo. Al 39esimo ancora una punizione di Lucio Ciana che termina alta sopra la traversa. Al 40esimo arriva il pareggio del Verbania, davvero un gol, strappa applausi di Musso che prima fa il sombrero al limite dell'area, poi calcia al volo, Cantele non ci può arrivare ed è 1-1. L'ultima emozione del primo tempo è il rosso diretto a Piraccini per uno scontro di gioco con Mariani, con la squadra appunto del Verbania, che rimane in 10 per tutta la seconda frazione di gara. Nella ripresa, dopo 21 minuti, ci provano gli ospiti con un tiro centrale da parte di Fassari che viene bloccato da Gattone. Un minuto dopo Austoni gioca una gran palla e Panda, come si dice in gergo, in porta Artiglia che di punta mette fuori. Al 42esimo Verbania vicino al vantaggio, cross di Ciana con Gatti che da pochi passi di testa mette fuori. Sull'azione susseguente c'è un cross in area della Pianese, per poco Visaggi non trova la deviazione vincente vicino a Gattone. L'ultima occasione è il gol che decide la partita, Ciana al posto di mettere in mezzo il pallone lo apre a Musso, Musso lo mette in mezzo, Gatti di testa riesce a trovare l'angolino dove Cantele proprio non ci può arrivare e dà la vittoria al Verbania che batte 2-1 la Pianese.